Buongiorno mister, Marco Massimino Cocuzza, catanista. Vi attende una trasferta molto importante domenica contro la prima in classifica. Forse il dato che fa riflettere di più è che in casa non ha mai subito un gol. Che partita deve fare il Catania? Deve fare una partita di livello, come tutte le partite di questo campionato richiedono. È una squadra organizzata, che stanno bene, lavorano bene in entrambe le fasi e lo dimostrano i risultati che hanno ottenuto. Il fatto che in casa non abbia ancora subito un gol è un dato che è molto importante, e noi dobbiamo andare lì con la personalità giusta e cercare di fare una partita di livello per la richiesta che ha poi questa gara. Nell'ultima partita in mix zone abbiamo parlato un po' contro il Latina, è mancata la velocità nel palleggio, molto della velocità probabilmente passa anche dal centrocampo. Pensa a qualche cambio dal primo minuto o sono confermati i titolari della scorsa volta? Adesso domani facciamo la rifinitura e andremo a vedere bene cosa lavorare, ma penso che un po' in generale siamo stati lenti, quando mi riferisco a quello, nel non saltare passaggi, nel giocare magari ogni tipo di passaggio. Non è mai colpa di un reparto piuttosto che di un giocatore, più la squadra che poteva far muovere più velocemente la palla, anche se in queste partite i ritmi, quella che ci riferiamo alla settimana scorsa, i ritmi sono più lenti perché gli altri magari non danno grande ritmo, dobbiamo accettarle e non andare in confusione. Però domani ci aspetta dopodomani ci aspetta una partita completamente diversa, una squadra aggressiva, con una squadra che comunque cercherà di venire a prendere la palla. Quindi ogni partita, come dicevo prima, è diversa, e ogni partita in questo campionato è difficile da preparare, da giocare e da ottenere risultati, per cui la continuità dei risultati magari può sembrare non utile, ma in realtà poi, quando si andranno a sommare tutte le proprie componenti, potrebbe avere una validità. È ovvio che una squadra come la nostra, ma penso tutte le squadre, inizino la partita con la volontà di vincere, nessuna inizia la partita quasi nessuna con la volontà di pareggiare, però poi dobbiamo accettare determinati verdetti e più che altro analizzare come sono venuti gli eventuali pareggi o vittorie o sconfitte. Max Licari, Pianeta Catania, buongiorno mister. Vorrei chiederle, viste le difficoltà, no, soprattutto negli ultimi 30 metri dell'ultima partita con il Latina, e l'analisi, no, che sicuramente lei avrà sviluppato in merito alla gara di Castellammare di Stabia, che è una squadra, diciamo, un po' diversa, no? Lei potrebbe prevedere delle varianti tattiche o anche di scelta tecnica, oppure l'impostazione della partita sarà sempre sul solco, no, di un progetto che sta portando avanti, anche perché la Juve Stabia è una squadra che, come diceva lei, non ha ancora subito gol, è una squadra che potrebbe proporre le stesse difficoltà che si sono magari trovate contro squadre molto chiuse. Mi riferisco per esempio alla partita con il Crotone o con lo stesso Foggia, dove il Catania ha giocato molto, però non è riuscito poi a tradurre in gol la grande mole di lavoro. Quando si parla degli ultimi 30 metri, poi bisogna capire cosa si vuole intendere, nel senso che abbiamo avuto in queste prime giornate tantissime occasioni o situazioni. Eliminando il palo reputo un'occasione, nel senso, non vado a dire sfortuna, non ne ho voglia di parlare di queste cose, però sicuramente sono occasioni. E se andiamo ad analizzare determinate statistiche che ci sono, arriviamo spesso in quella zona di campo. Penso che abbiamo avuto tante occasioni da gol. È normale che, se si ipotizza che in una partita si possano creare 15-12 occasioni da gol nitide, si deve andare a guardare un'altra categoria, perché normalmente in Serie C, quando una squadra crea 6-7 occasioni da gol a partita, è un dato già importante. Da arrivare a dire concretizzarle è chiaro, ci sono delle situazioni dove avremmo potuto fare meglio, delle situazioni dove qualcosa magari non ci è andato nel verso giusto, delle situazioni che ovviamente, quando si va in vantaggio subito, possono cambiare determinate situazioni dentro la gara. Per cui la difficoltà negli ultimi 30 metri io la analizzerei se una squadra non creasse mai un'occasione.
Se andiamo a vedere occasioni create, occasioni concesse in ogni gara, penso che siamo sempre a un più per il Catania in tutte le partite. L'unica dove non abbiamo costruito praticamente niente è stata a Monopoli, ma ne abbiamo già parlato per tanto tempo. Nelle altre gare abbiamo sempre avuto più occasioni degli avversari, abbiamo avuto tante situazioni che potevano portare a... Questo non vuol dire che davanti sia sbagliato, che Tizio ha sbagliato, no, perché magari un tiro che viene rimpallato, piuttosto che un tiro che colpisce il palo, piuttosto che un'altra situazione, viene considerata magari che non abbiamo avuto milioni di occasioni, ma sarei molto più preoccupato se non arrivassimo a quel momento lì. Poi arriverà il momento, come tutti sappiamo, che in un'occasione fai gol. Domenica abbiamo giocato 20 minuti, avevamo avuto tre situazioni con Marsura, due con Mino, per poter andare in vantaggio. La prima volta che hanno superato la metà campo loro hanno fatto gol e la partita ha preso un'altra piega. Questo è un po' quello che penso. Ultima domanda per quanto mi riguarda. Mister, si aspettava così tante critiche dopo la grande partita giocata dal Catania a Caserta, no? Il pareggio, dopo un pareggio interno contro il Latina, ovviamente sulla scorta, no, dell'analisi che lei avrà fatto anche prima di giungere a Catania, no, della conformazione, no, della piazza. Ma io spesso qua abbiamo parlato di questo, io l'ho detto dopo Caserta e lo ribadisco oggi. Ognuno è libero di fare quello che vuole, chi vuole criticare può criticare, chi vuole sostenere può sostenere. Sono le stesse parole che ho detto post Caserta, quindi non le dico oggi che magari c'è stata una settimana. È chiaro che tutti preferirebbero lavorare o comunque essere in un posto dove c'è più sostegno che critica, ma questo fa parte di dove sei. È una piazza esigente, è una piazza con un grande numero di spettatori e un grande numero di tifosi che magari non viene, quindi tutto è un po' più ampliato. È anche vero che dobbiamo accettare di vivere che nella settimana dove abbiamo vinto a Caserta, vinto col Messina, fino a sabato eravamo in una situazione d'oro e lunedì mattina dopo la partita con il Latina sembrava che fosse scoppiato un putiferio, ma questo noi dobbiamo saperci convivere, se no io non potrei essere qua e i ragazzi non potrebbero giocare nel Catania. Quello che è di bello Catania è quello che hai vissuto dopo Caserta fino a Latina, poi magari devi saper vivere anche la parte meno bella, perché se vuoi la parte bella devi anche saper vivere quella. Ci sono ambienti piatti, ci sono ambienti dove qualunque risultato possa venire fuori tutti vanno a casa sereni e tranquilli. Questo è un ambiente che ti dà grandissime gioie e grandissime critiche, ok? In quella fase lì noi dobbiamo essere bravi a vivere sia la fase positiva che la fase negativa. Io, i ragazzi e tutti quelli che lavorano intorno. Per quanto riguarda per il resto, quindi è un po' questo il mio pensiero riguardante alle varie critiche, e non devono assolutamente condizionarci, come non dovranno condizionarci le grandissime cose positive che verranno dette nel caso in cui dovessimo ottenere, per dire, un risultato domenica di un certo livello. Mister, buongiorno. Federico Lo Giudice, ChanceBet News. A proposito di critiche e di opinioni, io sono curioso di sentire la sua. Cosa hanno detto a Luca Tabbiani queste prime 6 giornate di campionato del Catania? Ma mi hanno detto che non siamo ancora dentro i 90 minuti sempre ordinati e organizzati. E in questa fase qua, ad esempio, magari se posso dire in casa, più avanti va la partita più abbiamo questa voglia di rendere felici tutte le persone che sono allo stadio e anche noi stessi, che a volte si tramuta poi in frenesia e in nervosismo quando poi non riesce magari ad ottenere un risultato. Questo appartiene un po' alle partite in casa. È chiaro che ci sono tante cose che stiamo migliorando, la squadra inizia piano piano a crescere fisicamente, la cosa che dobbiamo migliorare il più presto possibile è un po' questo aspetto qua, quello di rimanere ordinati per tutta la gara, non avere fretta di andare davanti. Il concetto è che non è importante quanto veloce ci arrivi, ma è come ci arrivi. Se ci arriviamo con una palla giocabile in un determinato modo, possiamo mettere in difficoltà più facilmente gli avversari. Se ci arriviamo con frenesia e magari cerchiamo per forza di dover trovare una giocata, può essere che troviamo situazioni più chiuse. Io penso che
ora se io dico sono soddisfatto poi con i punti che abbiamo, io devo guardare quello che vedo durante la settimana e vedo una squadra e dei ragazzi con una grandissima energia e con una grandissima voglia di fare determinate cose. Penso che ci sia la squadra giusta per poter fare delle cose buone, dove, come ho detto ai ragazzi, alla fine dell'anno saremo, io non lo so, noi dobbiamo vivere quotidianamente, pensare a un obiettivo quotidiano e settimanale, senza andare a pensare dove dovremmo essere alla fine dell'anno, perché abbiamo ancora delle cose da migliorare, che può essere l'aspetto tattico con la palla, magari in determinate codifiche di movimenti, l'aspetto senza la palla di capire quando è il momento di fare una cosa e quando è il momento un altro. E sono sicuro che siamo sulla strada giusta, non si può, tu mercoledì mi hai detto se continui a giocare bene, se continuate a giocare bene e vincere non sappiamo più cosa dire, giusto, ok, non possiamo pensare che 3 giorni dopo tutto sia cambiato, non possiamo vivere che dopo Messina tutto sembrava andare per il verso giusto e quindi avevamo trovato tutta la strada e 2 giorni dopo pensare che questa strada sia smarrita, non è giusto nei confronti nostri, ma non da parte vostra, siamo noi che dobbiamo rimanere equilibrati e capire che se dopo Messina si sono dette delle cose non può essere che in 2 giorni sia cambiato tutto l'universo, perché ogni partita porta delle difficoltà e noi dobbiamo essere in grado di capire che ogni partita dobbiamo cercare di farla in un determinato modo, poi può essere che una viene tutta col verso giusto, quella dopo con qualche difficoltà, una dopo disastrosa, dobbiamo essere bravi ad analizzare le cose partita per partita, però non farci prendere da tutto perfetto, tutto sbagliato, perché non è mai così in questo mondo, a mio modo di vedere. Per me, allora le chiedo quali difficoltà si aspetta di dover affrontare contro la Juve Stabia a Castellammare. Una squadra molto organizzata, allenata molto bene e che è completamente in fiducia. Ecco, noi dobbiamo per forza rimanere in fiducia in quello che stiamo facendo, in quello che comunque possono e sanno e hanno già fatto vedere i ragazzi, perché veramente il pre-gara di Messina che non abbiamo fatto sarebbe stato magari completamente diverso rispetto al pre-gara dopo Latina e noi non dobbiamo farci condizionare da ste cose. Tutte le squadre hanno dei percorsi, tutte le squadre, ma non perché qua abbiamo cambiato tanto, tutte le squadre hanno una partita che va bene, una un po' meno bene. Noi dobbiamo pensare, entrare in campo domenica come dopo la partita di Caserta, come testa, col fatto come se fossimo tra virgolette di altissimo livello, con l'umiltà di capire che quando hanno la palla gli avversari dobbiamo andare a lavorare come hanno fatto bene con Latina. Sarà una partita difficile, ma lo saranno tutte, come sarà difficile per la Juve Stabia giocare contro il Catania. Sono tutte partite molto equilibrate, basta andare a vedere i risultati, difficilmente ci sono risultati con differenze gol importanti, per cui bisogna stare lì sul pezzo, cercare di lavorare, non andare magari in depressione dopo una sconfitta e non andare in esaltazione dopo una vittoria, accettare quello che ci viene dall'esterno e cercare di vivere serenamente. La mia speranza è quella che domani i ragazzi in campo si divertano, che quando hanno la palla si divertano a giocare, che vogliano provare a trovare soluzioni, che giochino proprio in maniera molto spensierata. Questa è la mia speranza. Buon pomeriggio mister, Edoardo Palma, Globus Television. Abbiamo analizzato gli aspetti tattici, cosa aspettarsi alla Juve Stabia, ma bisogna anche considerare che domani il Catania andrà in un catino, comunque in un ambiente non solo caldo ma molto euforico. Visto e considerato anche l'ennesima assenza dei nostri tifosi, diciamo in terra ospite, cosa ne pensa del fatto che i tifosi catanesi, diciamo, viene impossibilitato partecipare alle trasferte, e come prepara psicologicamente la squadra ad affrontare diciamo, ambienti così caldi? Per quanto riguarda che i tifosi non possono venire a seguirci, è normale che a noi dispiace, perché la bellezza del calcio è fare gol e andare a esultare sotto la curva, o finita la partita andare a esultare sotto i propri sostenitori, soprattutto per noi a Catania che abbiamo tanti numeri sia in casa che fuori. Questo purtroppo non parlo, ci penalizzo, no, non sono una persona che cerca alibi di questo genere. Sicuramente dispiace e sicuramente per noi sarebbe meglio, ma non che quindi il risultato dipende da questa cosa qua. Sicuramente ci manca un pezzo, perché
È vero che se le cose dovessero andare male magari vai sotto e prendi i fischi, ma noi dobbiamo giocare col fatto che invece se dovessimo vincere, andare sotto e prendere gli applausi ti dà morale e fiducia per la partita dopo, crea questa empatia che ci deve essere tra squadra e tifosi, che dobbiamo costruirci noi con i risultati. Per quanto riguarda come prepararli, ho una squadra abbastanza esperta che sa come gestire queste cose, sono sicuro che non verranno sicuramente condizionati, anche perché è sempre meglio giocare davanti a tanta gente piuttosto che davanti a poco, e sarà bello poter riuscire ad andare là e fare qualcosa anche se da soli e tornare a casa magari ad esultare la settimana prossima con i nostri tifosi. Però penso che la preparazione alla gara sotto quell'aspetto, non dico che passa in secondo piano perché è una cosa importante, ma siamo abituati a giocare davanti a tanta gente. Grazie mister. Mister, buon pomeriggio, Anthony Di Stefano, Live Sicilia. Non so se è d'accordo con quello che le sto per dire, guardando un po' insomma le partite della Juve Stabia fino a questo momento, una squadra che corre molto, che aggredisce molto alta, e insomma alla luce di questo le domando, lei realmente, qualche collega l'ha chiesto, che partita si immagina sotto questo punto di vista, cioè che Catania dovremmo vedere per poter in qualche maniera trovare l'antidoto a tutto questo? Io sicuramente sarà una partita di ritmo, perché entrambe le squadre cercano comunque di andare ad aggredire, quindi si vedrà probabilmente una partita più intensa, con più capovolgimenti di fronte. Quello che dobbiamo far bene per cercare di fare una partita, che prima non l'ho detto ma mi collego anche alla domanda di prima, è quella di dare intensità e di cercare di rimanere a ritmi alti, perché loro sono una squadra che gioca a ritmi alti. Con la palla verranno a prenderci, dobbiamo essere veloci a giocare, in questo caso magari in altro modo, un po' più in verticale rispetto che quando trovi squadre chiuse, ma poi magari la stessa partita dopo un cambio di risultato può cambiare, ed è quello in quello che dobbiamo migliorare in questo momento, di cercare di capire i vari momenti e le varie partite che abbiamo dentro la gara, perché poi ogni gara ovviamente si divide in tanti piccoli frame che cambiano di continuo. Penso che sarà una partita, mi auguro, divertente, dove, ripeto, tutte e due cercheranno di andare a rubare palla all'avversario. È ovvio che quando si riesce poi a saltare una pressione, per noi bisogna cercare di andare veloce davanti, e per loro dobbiamo essere bravi a ricompattare indietro. Ecco, queste sono un po' le due cose sulle quali dobbiamo lavorare bene. Buon pomeriggio mister, volevo parlare con lei della situazione di Riccardo Ladinetti. Sul ragazzo c'erano grandi aspettative quando è arrivato, come l'ha visto in questi allenamenti, e cosa gli manca, se gli manca qualcosa per imporsi in questo Catania. Riccardo è un giocatore forte, che ha delle qualità e delle caratteristiche. Quando è stato impiegato ha fatto quello che doveva fare un giocatore del Catania. Noi, se andiamo a vedere quante presenze hanno fatto tutti, più o meno hanno giocato tutti. Come tutti noi dobbiamo comunque crescere, io come allenatore, lui come giocatore, la squadra. Ma è un giocatore importante, è un ragazzo giovane, ha la prima esperienza in una piazza comunque di un certo livello, e adesso deve abituarsi magari a giocare davanti a X persone, ad avere un po' di pressione, ma è un giocatore che ha la piena stima nei miei confronti, ma soprattutto ha una grandissima stima da parte dei compagni, perché riconoscono in questo giocatore un giocatore di un certo livello, e sono sicuro che crescerà, ma quello che comunque ha già fatto dentro il campo è una cosa che soddisfa, perché ha delle caratteristiche magari diverse da altri, ma sa giocare corto, sa giocare in imbucata, è comunque bravo nelle letture, ha tante caratteristiche positive e le ha messe in pratica. Ha fatto una buonissima gara contro il Messina in Coppa Italia, e domenica quando è entrato ha cercato di dare una mano e comunque ha messo un po' di ordine, perché eravamo un po' più lunghi, e quindi lo reputo un giocatore che sicuramente crescerà, ma che già ci sta dando una grande mano. La ringrazio, come procede il recupero di Dubiskas, quando manca per vederlo a pieno ritmo? Dubi ieri e oggi, sì, ieri ha fatto un po' di allenamento con noi, oggi un po' di più, domani
farà la rifinitura, quindi domenica sarà a disposizione. È normale che praticamente è fermo da parecchio, ha fatto due allenamenti, vedremo come andrà la gara, ma presumibilmente sicuramente non partirà, e vedremo poi nel corso della gara se c'è la necessità o il bisogno, oppure poi lo prepariamo bene per la settimana prossima, perché dopo avremo un bel tour de force, per cui lui sta bene, è rientrato, Rizzo è rientrato anche lui, ha fatto qualche allenamento in più, e poi è una cosa diversa da quella che ha dubbio, ora rientrerà anche Rapisarda, Chiarella, piano piano recuperiamo determinati giocatori e sicuramente avremo più frecce al nostro arco. Buonasera mister, Leonardo Russo, Futura Production. Alla luce delle ultime gare si è visto un Catania spesso criticato per la prevedibilità del suo gioco. In allenamento ho notato un Marco Chiarella e un De Luca particolarmente, diciamo, in spinta. Secondo lei potrebbero essere delle armi in più, magari anche partendo dalla panchina? L'ho detto prima, ora Marco rientrerà anche lui, se non sbaglio, settimana prossima o quella dopo, più o meno non lo so, comunque è vicino al rientro. De Luca è un giocatore anche lui che ci può dare una mano, ma dopo Caserta non avresti fatto questo tipo di domanda, è quello che io voglio dire, no? Perché dopo Caserta non risultavamo prevedibili, dopo Messina non risultavamo prevedibili, oggi risulti prevedibile e dopo domani probabilmente non risulteremo di nuovo prevedibili. Io penso che una squadra che costruisce tanto non possa reputarsi prevedibile. Penso che sicuramente domenica avremmo potuto trovare più soluzioni, se ci riferiamo all'ultima partita che abbiamo giocata, ma non è neanche facile giocare contro squadre così chiuse e avere tante soluzioni. Io, per quello che invece riguarda Chiarella e De Luca, ti ripeto, sono due giocatori che sono contento che possano rientrare in fretta, ma ad oggi non so se sono ancora disponibili per domani. La domanda è: il manto erboso del Romeo Menti sarà sintetico? Secondo lei potrebbe essere, ovviamente tra virgolette, un vantaggio, visto comunque l'abitudine del Catania ad allenarsi sul manto erboso sintetico di Regalna? Vabbè, penso che loro saranno tutti i giorni lì nel loro stadio, ma noi ci alleniamo anche noi nel sintetico, ma ormai i ragazzi sono abituati a giocare sul sintetico, sull'erba, ormai quando hanno iniziato a fare i sintetici magari potevi avere un po' di difficoltà nel giocare nel sintetico se sei abituato a giocare nell'erba. Oggi tutti sono abituati, i ragazzi, a giocare sia nel sintetico che l'erba. Il sintetico è un campo più veloce, ma noi ci alleniamo a Ragalna e siamo abituati a giocare in quella tipologia di campo. Loro sono abituati perché si ci allenano, ma non penso che ormai, dopo così tanti anni di campi sintetici, si possa notare una differenza tra il giocare in campo, cioè una differenza di risultato in base a se giochi sul sintetico, ti alleni sul sintetico, ti alleni sull'erba. Ormai sono tutti abituati a giocare in tutti e due i campi, e quindi non penso che sia un vantaggio né per noi né per loro. New Sicilia, buonasera mister, volevo farle una domanda non attinente alla partita di domenica, ma in riferimento al campionato in sé e al suo modo di vedere il calcio. In un campionato dove comunque non vi è una squadra che domina, fondamentalmente un campionato atipico, strano questo di Serie C, quale squadra potrebbe spuntarla arrivando prima in classifica? Quella che magari riesce a fare un filotto di vittorie maggiore, o una squadra comunque che è più concreta e riesce a non perdere, quindi pareggia ma è comunque più costante nel tempo? Entrambe le cose, nel senso che sicuramente dare continuità di risultati è sempre un vantaggio, perché comunque muovi, fai punti. Normale che poi per arrivare in alto come primi devi fare anche un filotto di vittorie, quindi entrambe le cose, diciamo che non puoi essere alternante tra pareggio, vittoria, sconfitta, ecco, questo magari no, però nell'arco del campionato il punto può venire comodo in determinati momenti, in determinate situazioni, ma le squadre, come ho detto prima, tutte giocano per iniziare la partita, per dire vogliamo vincere, poi alla fine della partita tiri una linea e dici vabbè, le cose sono andate in un determinato modo, però penso entrambe, perché se si vuole arrivare in un determinato posto bisogna comunque avere anche una continuità di vittoria, ma anche una continuità di risultati. Quindi in un campionato così equilibrato, dove non ci sono quelle differenze, dove dici ok, ci sono 4-5 partite che tra virgolette è più facile che le vinci, bisogna comunque mantenere continuità. È chiaro che le vittorie fanno le differenze, fanno la differenza, ed è anche chiaro che per poter arrivare là bisogna fare anche un filotto di vittorie abbinati anche a qualche continuità di risultato.
La mia domanda è più una curiosità legata alla preparazione delle partite. Abbiamo visto che gli avversari vi affrontano in maniera diversa, la Casertana vi ha affrontato diversamente dal Latina o piuttosto che dal Picerno, a seconda dell'avversario, si presentano delle difficoltà diverse. Allora la mia domanda è più legata al fatto quanto c'è di codificato negli allenamenti e nella preparazione alla gara e quanto c'è di adattamento all'avversario che di volta in volta affrontate, nel caso di domenica la Juve Stabia. Grazie. E tutte e due, nel senso che in base a come gli avversari vengono a prenderci, in base a che spazi ci sono liberi, noi dobbiamo andarli a ricercare. È ovvio che e quindi andiamo a giocare in funzione dell'avversario, in base a quello che magari cerchiamo di preparare. Le codifiche sono relative a degli spazi da andare ad occupare per muovere gli avversari, poi ci sono le scelte che bisogna, io come allenatore devo dare due o tre scelte al giocatore e i giocatori scelgono una di quelle lì, ma poi c'è anche la qualità del giocatore individuale. Quando prendono la palla, diciamo, negli ultimi 20 metri a Chiricò, è difficile dirgli, penso che sappia già fare abbastanza senza che io gli debba dire niente, quindi lì abbiamo la fortuna di avere dei giocatori come lui, come Sam, senza nominarli tutti, tutti quelli che giocano davanti hanno le qualità per spostare, no? Tipo Davide Marzo domenica ha fatto l'assist, Bocic ha fatto, tutti quelli che hanno giocato, Samu finalizza, Manu, abbiamo tanti giocatori che davanti possono fare, quindi tutte e due nella codifica della ricerca di capire cosa vengono a fare, e ovviamente più partite giochi più impari a riconoscere determinati spazi. In quello che dobbiamo sicuramente magari migliorare quando troviamo delle situazioni negli ultimi 20 metri chiuse, di cercare di trovare soluzioni diverse sulle quali andremo a lavorare quando sapremo di affrontare squadre magari un po' più chiuse rispetto ad altre, che non è quello che riguarda domenica, domani. Buongiorno mister, Massimo Giliberto per calciocatania.com. Rispetto alla settimana che successiva alla sconfitta col Crotone in casa, in cui comunque la squadra è uscita fra gli applausi, preparare questa settimana dopo, diciamo, i fischi che ci sono stati contro il Latina è stato più complicato? Ha visto nei ragazzi comunque un atteggiamento, diciamo, diverso rispetto a quella settimana dove comunque il morale tutto sommato era stato alto perché si era vista la prestazione da parte dei ragazzi? E poi seconda domanda molto rapida, abbiamo visto domenica l'ingresso di Zanellato, che in quei pochi minuti comunque ha dimostrato di essere un giocatore di spessore. Prevede, diciamo, un piano di inserimento graduale anche nelle prossime gare? Ci sarà spazio per rivederlo? Grazie. Ma per quanto riguarda la preparazione della gara, è un po' quello che ho detto forse alla prima domanda. Dobbiamo essere in grado di gestire gli umori che ha una grande piazza come questa, e a livello di stampa, a livello anche nostro. È chiaro che preferiremo uscire sempre tra gli applausi, ma sappiamo anche che facciamo un lavoro, che usciremo tra gli applausi quando vinciamo e usciremo tra i fischi quando perdiamo, e a volte anche quando pareggiamo in casa, perché siamo in una piazza esigente. Per cui la preparazione è un po' la stessa. È normale che dopo che fai un risultato che ti aspettavi diverso, la settimana dopo hai ancora quell'energia in più da voler dire no, ora andiamo e cerchiamo di riprenderci quello che magari non è riuscito quella settimana, che poi è un po' quello che è capitato dopo Foggia quando siamo andati a Caserta. Ma dobbiamo cercare di rimanere equilibrati, perché la differenza la fa quella. Devi saper vivere i vari momenti della stagione. Ci saranno momenti di grandissima euforia e momenti di grande delusione. Noi all'interno dobbiamo cercare di pensare solo di lavorare e non andare dietro a questi sentimenti, perché sennò diventa poi difficile, perché non riesci mai a trovare una linea dove stare, e questa è la cosa che ci diciamo spesso tra di noi. Per quanto riguarda Zanellato, ora è una quindicina, ventina di giorni che si allena con noi, è un giocatore che ha giocato, ha delle buonissime qualità e sicuramente ci verrà utile. Ripeto, ora dopo questa partita, dopo abbiamo praticamente da Taranto, se mettono il recupero come sembra i primi di novembre, abbiamo 7 partite in 20 giorni, quindi tutti saranno dentro a questo tipo di discorso, ed è stata anche importante poter fare queste due settimane di lavoro proprio piene, questa che abbiamo fatto e quella prossima, per poter mettere un po' di benzina, perché poi saranno più le partite che gli allenamenti che andremo a fare a livello di intensità. E quindi è un giocatore che ci godiamo, che sta crescendo, che ovviamente ancora magari non è nel suo top della condizione, ma che sicuramente per entrare nel top della condizione ha anche bisogno di giocare, quindi lo utilizzeremo sicuramente. Mister, Salvo Russo, Globus Magazine.
Quella di domenica sarà una sfida di cartello, al di là di quello che dice la classifica, perché poi il Catania in campo esterno ha uno score di tutto rispetto, anche se ha affrontato al momento solo due partite, siete imbattuti. Quindi abbiamo già capito che tipo di partita le si aspetta. Sarà più propenso per affrontare lo Juve Stabia un centrocampo muscolare o più duttile? Questa è la prima. E la seconda, se aver trovato Beters, giovane promessa, pronto quando è stato chiamato in questo progetto di cui lei ha fatto cenno, è stato il valore aggiunto in questa fase del campionato. Ma il centrocampo, in centrocampo, se avete visto in tutte le partite, ma non solo, diciamo, nel Catania in generale, poi si cambia durante la gara, quindi possiamo partire in un modo e finire in un altro. Praticamente sono ruoli dove comunque tendi sempre a mettere qualcosa di fresco, perché è dispendioso e devono lavorare. È una partita di cartello, lo sappiamo, ce ne saranno tante in questo campionato, perché ci sono tante squadre importanti e squadre di livello. È una partita è bella da andare a giocare, è una partita dove dobbiamo avere la voglia appunto di recuperare qualcosina che possiamo aver lasciato domenica e cercare di recuperare e far tornare di nuovo il sereno per preparare la settimana dopo. Però tutto sempre nella serenità, quello che uno deve cercare di, quello che mi hai chiesto te, fisico o tecnico, più o meno era questo. Secondo me dobbiamo comunque pensare che non è indipendente, non dipende molto da chi gioca, ma da come affrontiamo determinate situazioni e le uscite, e tutti sono in grado di farle nel modo giusto. Chiaro che c'è magari chi ha più qualità nel palleggio, chi ha più qualità nell'interdizione, e di solito cerchiamo sempre di abbinarli e di mettere in condizione tutti di poter fare le cose che riescono a fare. Ma nel corso della gara utilizzeremo tanti centrocampisti che abbiamo in squadra. L'altra? Ah, Beters. Ma Beters è un ragazzo che sta impressionando, no? Perché è molto giovane, è un ruolo molto delicato, sta facendo veramente bene, è un ragazzo di ghiaccio, non ha paura di niente, è molto tranquillo e sereno, e questo per il ruolo che fa è molto importante, perché comunque è un ruolo dove ci vuole grande personalità, lui ce l'ha. Si sta ritagliando uno spazio importante, siamo contenti di come sta giocando, e sono contento che possa mettersi in mostra nonostante questa giovane età. E sicuramente ci ha dato una grande mano domenica, probabilmente al di là che noi avevamo avuto magari altre situazioni prima, ma se ha fatto una parata molto importante che ci ha permesso poi di poter arrivare al risultato di pareggio. Quindi ce lo godiamo e deve mantenere la calma, ma lui su quello sono tranquillo, perché è veramente un robot in quell'aspetto lì. Buonasera mister, Rosario Cardillo, Sicrepress. Abbiamo parlato tante volte di un Catania che ha bisogno di tempo, per come è logico che sia, e so che a lei non piace tanto parlare dei singoli, quindi le vorrei chiedere a suo avviso se ha visto un reparto più avanti degli altri, e se c'è un reparto invece che contrariamente deve migliorare di più rispetto agli altri, appunto. Io sostengo con fermezza che oggi nel calcio i reparti siano relativi, è una squadra che si muove sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Se vogliamo far stare tranquilli i nostri difensori, dobbiamo aggredire forte con i centrocampisti e gli attaccanti, perché se i difensori avversari possono guardare, mirare e puntare, i nostri difensori vanno in difficoltà. E nello stesso tempo, quando la palla deve andare davanti, quindi se parliamo del reparto offensivo, un conto è dargli dei palloni per poter fare un uno contro uno in velocità, un uno contro uno puntando faccia alla porta, un conto è dargli la palla quando sono girati di schiena, un conto è dare una palla se l'abbiamo mossa a destra a sinistra per trovare determinate sovrapposizioni, un conto è se la mettiamo sopra. Per cui è tutta la squadra nella sua totalità che crea poi una buona fase offensiva o una buona fase difensiva. E una cosa che sicuramente dobbiamo migliorare è quando magari attacchiamo, a volte attacchiamo con troppi e prendiamo delle ripartenze che possiamo evitare. Per quanto riguarda la pressione in avanti la facciamo bene, per quanto riguarda la fase, diciamo, di costruzione la facciamo bene, per quanto riguarda l'arrivare lì davanti lo facciamo discretamente. Dobbiamo migliorare in quell'aspetto lì,
perché magari in determinate situazioni abbiamo preso delle ripartenze che nel complesso è una squadra che deve migliorare al di là del tempo. Io non ho mai chiesto tempo, perché so che non esiste in questo mondo il tempo. Io quello che vado a ricercare è, come vi dissi anche prima di Caserta, che magari porta fortuna, è l'immaginare quello che dobbiamo lavorare per il futuro, non è soltanto per domenica. Quindi noi dobbiamo crescere come squadra. In determinate situazioni dobbiamo fare dei passi in avanti e cercare di migliorare nel collettivo, per poi utilizzare le grandissime qualità tecniche che abbiamo in determinati giocatori, che possono risolvere in ogni momento la gara. Ma dobbiamo rimanere dentro la partita per 90 minuti e quindi è questo un po' quello che penso in risposta alla tua domanda.